Perseveriamo nella fiducia in Gesù. Cristo è risorto! Buona giornata, carissimi amici. Accogliamo la parola che oggi la liturgia ci dona, è il Vangelo secondo Matteo, capitolo 25, 1-13. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido, «Ecco lo sposo, andateli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge, «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Le sagge risposero, «No, perché non venga a mancare a noi e a voi». Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose «In verità, io vi dico, non vi conosco». Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Amen. Carissimi, oggi continuiamo queste parabole escatologiche di questo discorso dove Gesù sta parlando della sua venuta, ma soprattutto sta parlando del nostro atteggiamento, di come attenderlo e soprattutto come vivere in Lui e con Lui. E se ieri abbiamo visto di come Gesù ci parlava di essere svegli, di non addormentarci, ma di vegliare nella nostra vita, come il custode veglia sulla propria casa, ecco che oggi abbiamo questa bellissima parabola delle 10 vergini che attendono lo sposo e ci incoraggia ad essere come quelle 5 vergini sagge che avevano con sé, oltre alla lampada, anche l'olio. Un olio che è segno di perseveranza, è segno di continuare ad essere in questa attesa. Olio è segno anche dell'invocazione dello Spirito Santo, perché senza lo Spirito Santo noi attendiamo senza speranza, ci scoraggiamo, ci disperiamo per tante situazioni, fatti, avvenimenti che capitano ogni giorno, o in tempi più duri o difficili. Ecco che oggi il Signore dice siate come queste 5 vergini sagge. Attendetemi con la preghiera, attendetemi invocando lo Spirito Santo. Un cristiano che non invoca quotidianamente lo Spirito Santo, come può vivere la propria fede? Come può custodire la propria lampada e custodire la fiamma in questa lampada? Se noi non invochiamo lo Spirito Santo, fratelli e sorelle, la nostra vita sarà nel buio e saremo come ciechi che vanno avanti senza sapere dove stiamo andando. Lo Spirito Santo ci apre gli occhi, ci fa camminare nella via di Dio. Lo Spirito Santo ci fa perseverare. Non è una dote naturale la perseveranza. Nella fede parlo. Che magari nelle cose del mondo c'è chi senza lo Spirito Santo persevera, ma nella fede, nella pazienza, nell'attesa che Dio
adempia le sue promesse e la sua parola per noi, abbiamo bisogno dello Spirito Santo, che ci fa perseverare, che ci fa andare avanti, a differenza delle vergini stolte che hanno la lampada e un po' di olio. È un po' come la parabola del seminatore, che quando cade il seme sul terreno buono, produce frutto. C'è la gioia, c'è la pace, tante belle caratteristiche. Il seme caduto sulle spine produce una gioia apparente, ma poi le spine soffocano questo seme, così come queste vergini stolte credevano di andare incontro allo sposo, di essere sempre pronte, preparate, perseveranti, ma poi l'olio finisce. Fratelli e sorelle, ecco la via, la preghiera, ecco la via, quella dell'invocazione dello Spirito Santo, che è Dio che ci è stato donato affinché come cristiani possiamo vivere perseverando, giorno dopo giorno, nelle situazioni difficili, nelle situazioni più belle, nei disagi, nelle crisi, lo Spirito Santo mi fa andare avanti e mi dice: Luca, coraggio, abbi fiducia, non perderti d'animo, perché Dio è con te. Ecco la forza dello Spirito Santo. Allora, fratelli e sorelle, per essere come queste cinque vergini sagge, invochiamo la presenza di Dio nella nostra vita e gli diciamo: vieni, oh Signore, vieni e manda oggi il tuo Spirito Santo in mezzo a noi. Abbiamo bisogno di te, Signore. Donaci il tuo Spirito Santo che ci fa andare avanti, pieni di zelo. Ci fa perseverare, ci fa invocare il tuo nome e ci fa guardare dritto davanti a noi, Signore, perché tu sei la nostra luce, sei la nostra gioia, il nostro entusiasmo. Vieni davvero, Spirito Santo, e insegnaci a seguire il Verbo di Dio. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, perseveriamo nella fiducia in Gesù. Questo è lo slogan di oggi. Andiamo avanti perseverando, non lasciamoci scoraggiare da nessuna situazione della nostra vita, da nessuna crisi. Dio è con noi, lo Spirito Santo ci guida. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani. Ciao! O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, a sete di te.